Ciao a tutti e a tutti gli spettatori, sono felicissimo di poter accogliere qui in sala consiliare a Loro Piceno gli amici che si stanno occupando di cultura, un elemento a me molto caro, molto sentito da quando, diciamo, mi sono insediato come sindaco. Devo ringraziare le persone vicino a me, che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando perché la cultura in un paese è una parte fondamentale per il futuro di ogni piccolo borgo. È bellissima la presentazione agli atti di Francesco che già abbiamo fatto in altre situazioni e sono contento, veramente contento, che questo è un inizio riguardo altre situazioni culturali che faremo qui a Loro Piceno, e spero di avervi ospiti più volte e poter continuare questi discorsi e approfondire altre situazioni culturali per Loro Piceno. Quindi grazie a tutti, grazie di nuovo e buon lavoro. Bentornati a questo nuovo appuntamento con QCC Magazine Cultura. Siamo ancora qui in compagnia del nostro amico Arnaldo Sancricca, un grandissimo esperto di francescanesimo. Ed anzi, ringraziamo il sindaco per il breve saluto che ci ha voluto riservare. Bene, Arnaldo, torniamo a noi a parlare degli actus di Beato Francesco. Nell'ultima puntata ci stavi parlando un po', diciamo che gli actus erano circa più di 70, mentre i fioretti da cui derivano erano circa una cinquantina e avevi cominciato un po' ad illustrarci questa differenza. Allora, Poi. abbiamo detto che gli actus indicativamente sono stati scritti negli anni 30 Sì. del XIV secolo, del 1300, e invece i fioretti sono stati volgarizzati indicativamente 50 anni dopo, 40-50 anni dopo. Noi abbiamo il codice più antico, che è del 1396, e sappiamo anche il nome del copista, Maretto Manelli, però sappiamo che non è il codice più antico, perché contiene un Quale? errore dovuto a una trascrizione errata dal testo italiano, non dal testo latino. Ho capito. Quindi da questo già deduciamo che il testo originale, o meglio, il testo in italiano è più antico. Questo tra l'altro sta su un brano riguardante Giovanni da Penna San Giovanni. Sì. Se vuoi ne parliamo. Comunque, dicevo, gli actus No, indicativamente sono. parliamone perché è interessante, perché è giusto anche spiegare brevemente, così ti Sì, stavo dicendo beh, che all'epoca le copie dei libri si facevano a mano, quindi sì, quindi. l'errore era insito in Sì, ogni i angolo, come copisti dicevi, certo. introducevano. Poi i copisti, oltre a fare degli errori, a saltare delle righe da parola a parola. Addirittura. Sì, ma la stessa parola, poi quando alzavano l'occhio e rimettevano a copiare, prendevano la stessa parola che magari stava due righe sotto e saltava, diciamo, un versetto, saltava, quindi non se ne accorgevano. Oppure una frase magari un po' contorta, il copista era portato a migliorarla. Ah, Quindi quindi il compito del filologo è diciamo di si fare. prendeva delle licenze poetiche, Sì, diciamo. purtroppo sì, quindi il filologo, conoscendo il più numero elevato di codici, fa un percorso a ritroso cercando di ricostruire la dipendenza in base agli errori di questi codici e correggere, capire qual era il testo, quindi arrivare al testo più Certo. vicino. Originale. Allora, nel caso nostro, ecco, questa tra l'altro è una cosa che la Commissione delle Fonti Francescane dovrebbe correggere questo errore. Perché? Perché nell'edizione delle Fonti Francescane hanno messo l'edizione Bughetti, che è del 1926 e che contiene questo errore. Qui c'è un passaggio, ovviamente c'è una narrazione, e l'autore dice: "Tutte queste cose recitò a me frate Ugolino." E Sì. invece il testo latino dice un'altra cosa. Cosa dice il testo Il latino? testo latino dice: "Tutte queste cose recitò a me frate Ugolino il detto frate Giovanni." Ah, ok. Quindi, mentre allora
Noi in latino abbiamo i casi, quindi sappiamo che nel testo latino Ugolino è scritto in dativo, quindi è complemento di termine. Invece Giovanni è al nominativo, è soggetto. E naturalmente nel 1300 non usavano la punteggiatura, le virgole, quindi un copista potrebbe benissimo aver fatto questo errore. E infatti la frase, se noi gli togliamo il punto, continua, dice: tutte queste cose raccontò a me frate Ugolino il detto frate Giovanni. Quindi è un errore che il copista Amaretto Manelli o l'ha trovato su un antigrafo, su un codice più antico, oppure lui quando ha copiato ha interpretato male il codice più antico. Di Fioretti non abbiamo un'edizione critica. Dei Fioretti abbiamo 96 codici, un'enormità. Degli Actus una quindicina, più qualche compilazione, diciamo 20 codici. E sono abbastanza, un buon numero di codici, però il raffronto ai Fioretti. Ecco, diciamo, mentre i Fioretti sono due grandi famiglie che indicativamente si possono dividere grazie a questo errore, ecco, per esempio, questa edizione, che è l'edizione di Pratesi e di Sabatelli, un'edizione del 1982, sicuramente, a mio avviso, io l'avrei messa qui, perché in questo caso non contiene questo errore, perché qui questo errore ha causato tutta una serie di errori che hanno fatto gli storici successivi. Perché? Perché hanno detto che l'autore aveva un collaboratore che si chiamava Ugolino. Il paradosso qual è? Che dunque nel testo latino l'autore si nomina direttamente due volte e una volta indirettamente. E praticamente questa gli storiografi nel 600, nel 700, il testo dei Fioretti lo conoscevano. Certo. Io ho visto quando ho studiato la causa di canonizzazione di Liberato Aloro, che la fonte più antica sono appunto gli Actus, o meglio, loro non li conoscevano, conoscevano i Fioretti, quindi li studiavano. E appunto loro come sapevano che l'autore era Ugolino da Montegiorgio? Lo sapevano grazie a Badding. Quindi loro, che è uno storiografo seicentesco dell'ordine francescano, il principe degli storiografi dell'ordine francescani, autore di un'opera monumentale in 26 volumi, insomma, ecco. E quindi loro sapevano, gli studiosi sapevano che l'autore dei Fioretti, ignoravano il testo latino, era Ugolino da Montegiorgio. Poi qui con questo passaggio dice: tutte queste cose raccontò a me frate Ugolino, dice, gli Ugolini sono due. Invece no, invece questo è e allora si sono messi a cercare questo secondo Ugolino. Siccome c'era in quell'epoca Ugolino da Buonforte, che era frate minore, era stato ministro provinciale dei frati minori delle Marche, e in un documento il padre Rinaldo da Buonforte gli fa un lascito per i suoi libri, insomma, si è pensato che questo discepolo poteva essere Ugolino da Brunforte, però era un discepolo strano, perché sono vissuti nello stesso periodo, di solito maestro e discepolo. Insomma, poi tutto questo castello non stava più in piedi, perché il testo, l'errore era nella traduzione. Certo. Quindi c'è tutta una serie di codici dei Fioretti che hanno il passaggio tradotto bene. Mentre nelle varie edizioni latine non c'è un codice, uno, che ha questo errore. Sono tutti corretti. Omnia predicta retulit mi Ugolino fratres Ioannes. Cioè, proprio questo passaggio è chiaro. Però, nonostante tutto, se tu leggi una qualsiasi introduzione, dotta o non dotta, che non sia, questo fantasma riappare sempre e continua a dire: ma Ugolino a Montegiorgio, l'autore della prima, della seconda parte, chi della prima, insomma, è una cosa un po'. Ecco, io hanno fatto un po' di confusione, ma un po' di.
Ma questa cosa venne chiarita fine anni 50 da Cecinto Pagnani, che era uno studioso, era un frate minore marchigiano. E, però purtroppo ci sono delle notizie che difficilmente riescono a morire, a essere accantonate. Per cui, ripeto, questo fantasma è continuato sempre. Io personalmente, per diversi motivi, sono convinto che Ugolino Montegiorgio sia l'unico autore dell'opera. Tra l'altro, nei vari, il problema dove nasce? Nasce nel capitolo 9. Nel capitolo 9 degli Actus c'è un passaggio, adesso lo trovo, sì, così poi magari dopo torniamo. Sì, dove tra l'altro viene nominata la catena dei testimoni che ti dicevo prima. Ah, ok. Allora, il capitolo 9 parla dell'acquisizione del Monte della Verna, delle stimmate, certo, di San Francesco. Certo, alla fine del capitolo l'autore scrive: questa storia frate Giacomo da Massa ebbe dalla bocca di frate Leone e frate Ugolino di Monte Santa Maria, sarebbe Monte Giorgio, dalla bocca di detto frate Giacomo, quindi Leone, Giacomo, Ugolino. E io qui scrivo dalla bocca di frate Ugolino. Quindi dice, chi scrive non è Ugolino. Però qui c'è stato tutto uno studio tra scribo e scripsi, perché alcuni testi hanno scribo, alcuni hanno scripsi. Il testo corretto dovrebbe essere scribo, io che scrivo. Comunque, a mio avviso stiamo parlando di un segretario, di uno scriba. Certo. Io anche alla conferenza di presentazione portai un caso che sta nella lettera di San Paolo ai Romani. Ah, ok. Capitolo 16, 20, versetto, sì, 22, nei saluti, scrive: vi saluta Timoteo, mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Anch'io, Terzo, che ho scritto questa lettera, saluto nel Signore. Mai qualcuno si è sognato di dire che Terzo sia l'autore della lettera di San Paolo. Beh, certo. Ecco, questo a mio avviso, ci sono delle frasi, dei riferimenti che sono un po' la firma di Ugolino a Montegiorgio, e noi li troviamo sparsi sia nella prima parte dell'opera dedicata a Francesco e i suoi compagni, sia nella terza parte dell'opera dedicata agli spirituali delle Marche. Quindi a mio avviso questo che scrive il capitolo 9 è un segretario, un collaboratore, è uno scriba, come Terzo lo è stato per San Paolo nella lettera ai Romani. Certo. Quindi, un puro operativo, diremmo oggi. Allora. Vabbè, guardi, bene così, ma vogliamo tornare un attimo proprio agli Acta e ai Fioretti con... Sì, ti posso interrompere? Prego. No, una cosa che non abbiamo... che avevamo iniziato a dire, ci terrei. Prego. Le opere sono dirette a uso un termine moderno, un pubblico diverso. Sì. Mentre l'autore degli Actus, quando parla di Francesco, dice al nostro beato padre Francesco, i Fioretti sono diretti a dei laici e dicono sempre Messer Santo Francesco. Quindi i Fioretti furono volgarizzati per le comunità di terziari francescani, molto probabilmente per delle suore. Per esempio a Manchester, mi pare, c'è un codice di provenienza fabrianese per delle povere suore, probabilmente era il ramo femminile dei Clareni. Beh, oggi come oggi avrei utilizzato un termine del genere, riusciva fuori una polemica a non finire più. Povere suore. Paupere e sorores. Quindi diciamo, notoriamente i monasteri, le terziarie, insomma, erano, si presupponeva insomma che erano meno colte dei frati, quindi non conoscevano il latino, non sapevano leggere, certo, sostanzialmente, e quindi i Fioretti molto probabilmente venivano letti al refettorio, quindi c'era una persona, chi sapeva leggere, durante il pasto leggeva questi capitoli, certo. Questa è una tradizione che già anche i monaci
c'avevano e c'hanno tuttora, insomma, di leggere queste letture edificanti. E quindi sicuramente i Fioretti si rivolgevano a questo pubblico, ai terziari, ai terziari secolari, anche ai terziari di vita regolare, ma soprattutto anche alle comunità femminili. Poi gran parte dei codici vengono da Firenze. Firenze nel 400 era la capitale del mondo, sì, praticamente. Assolutamente. Quindi certo, molti codici non sono di provenienza conventuale, ma vengono dagli atelier, dai copisti, di banchieri, di ricchi signori, certo, che facevano copiare quest'opera per cultura personale, per diletto, per avere nella loro biblioteca un codice. Un codice francescano, Francesco, certo, insomma, ecco. Quindi la differenza, insomma, è sostanziale. Quando il volgarizzatore dei Fioretti ha fatto questa, ha scelto i capitoli, ad esempio, quelli di contenuto teologico, oppure quelli più di contenuto polemico, perché i Fioretti, okay, e gli Actus è un'opera, diciamo, sì, è un'opera che trasmette la bellezza della vita francescana, l'immagine che noi abbiamo del francescanesimo, mm-hmm, della povertà in letizia, ce l'ha data gli Actus, infatti, ce l'ha data i Fioretti. Ma c'è qualche pezzo? L'immagine che noi abbiamo di Francesco è quella dell'autore degli Actus. Il volgarizzatore dei Fioretti ha fatto una traduzione molto fedele, mm-hmm, quindi l'ha trasmessa questa immagine di Francesco e dei suoi compagni l'ha trasmessa anche il volgarizzatore dei Fioretti. Okay. Mai c'è qualche Actus che ti ha colpito particolarmente, qualche passaggio più interessante degli altri? Ad esempio, vabbè, adesso a parte, allora, noi di Loro Piceno, questo è il motivo per cui tra i comuni e gli enti, mm-hmm, che hanno sostenuto questa pubblicazione, sì, figura il comune di Loro Piceno, quindi colgo di nuovo l'occasione, certo, per ringraziare il sindaco. Ringraziamo il sindaco che ci ha ospitato. Che insomma ha contribuito al finanziamento di questa pubblicazione. Noi siamo direttamente coinvolti per due motivi. Mogliano lo era per altri, poi altri comuni lo sono per altri motivi. Per esempio, alcuni episodi sono stati scritti a Mogliano. In quel caso Ugolino è presente a Mogliano e parla di una visione che ha avuto durante la messa Giovanni da Fermo, detto della Verna, e nel testo dice, per avere un chiarimento, io che ero presente ho chiesto a lui personalmente di spiegarmi cosa è successo in quel momento. E quindi Ugolino in quel momento stava a Mogliano, stava nel convento di Santa Colomba. Quindi indubbiamente Mogliano era un luogo in cui i Fioretti sono stati i Fioretti. Il testo originale latino è stato sicuramente una parte di quest'opera, è stata scritta lì. Ufficialmente, ad esempio, viene riconosciuto questo primato a Sarnano, uh-huh, perché Sarnano ha tuttora un importante fondo francescano, sì, erede appunto del convento, e quindi c'era un... Se non erro, dovrebbe essere in mano privata adesso. No, è del comune. Del comune? Sì, è del comune. E quindi abbiamo, tra l'altro a Sarnano abbiamo anche un frammento di del codice degli Actus. Abbiamo anche altre opere in edizione unica, testi molto preziosi. Questi si rifanno a quel famoso testamento che ti dicevo, sì, di Ugolino da Brunforte, sì, che lascia 25 libri, cioè Ugolino Rinaldo da Brunforte, che lascia a suo figlio per i suoi libri. Sì. Ah, giusto, vero? Sì. Quindi già si presume che l'origine della biblioteca di Sarnano sia quella. E in quel caso, ovviamente, Ugolino per scrivere quest'opera aveva bisogno di una biblioteca per i riferimenti che sappiamo che lui ha usato. Quindi gli studiosi sono concordi nello scrivere, nell'individuare come Sarnano il luogo in cui sono stati scritti, perché lui, sempre in un capitolo, che l'edizione Campbell è il 55, poi ogni editore ne sono due, ognuno ha la sua numerazione, quindi
una cosa molto complessa. Lui dice di essere stato presente nel convento di Brunforte, che attualmente diciamo, venne abbandonato nel 1327, dice è esistito per più di 50 anni, io ci sono stato 3 anni. Lui si richiama lì come testimone di un fatto. E siccome i frati vennero trasferiti a Sarnano, Giacinto Pagnani ipotizzò che anche Ugolino abbia fatto parte di questo gruppo, però in effetti non c'è scritto che i 3 anni che Ugolino è stato a Brunforte sono stati gli ultimi 3, però c'è l'uso della biblioteca. Poi, siccome ci sono dei contenuti, dei capitoli di ispirazione spirituale, anzi, c'è lo zampino di un povero remita, di un clareno, sì, e lì vicino stavano a San Liberato, quindi si suppone che Ugolino abbia avuto dei rapporti d'amicizia, ovviamente. Certo. Questi fino a pochi anni prima facevano parte dello stesso ordine. Uh-huh. Poi il ramo spirituale con Celestino V si è separato. Sì. Ecco, l'interesse del comune di Loro era innanzitutto liberato da loro il santo anonimo, certo, di Soffiano, è protagonista dei Fioretti capitolo 47 nell'edizione degli Actus del capitolo 59, gli Actus Campbell, è protagonista di quel capitolo. Quindi eravamo direttamente coinvolti in questa cosa. Poi recentemente, io ne avevo dato notizia in un altro, per la prima volta nella conferenza di presentazione, un'altra conferenza che tenni qui a Loro con la precedenza amministrazione, che Ugolino ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Loro. Molto probabilmente, a mio avviso, era guardiano del convento a Loro. E c'è un documento che attualmente è una copia che è stata redatta nell'Ottocento da Rinaldi, che era un francescano, e lui aveva già edito, mi pare, La vita seconda per la prima volta, dopo aveva ritrovato un codice, il codice di Falerone, della vita seconda di Tommaso da Celano, quindi era uno studioso. E appunto, vedendo quel documento, c'è questo un legato che deve amministrare Ugolino da Montegiorgio, e Ugolino da Montegiorgio si trova nel convento di Launa nella custodia di Fermo. Il testo è latino, Launa, sì, non esiste. E è una corruzione di Lauro. Ah, quindi Loro. E già io ho visto il testo, la trascrizione, sì, di Rinaldi, e questa domanda se l'era già posta Rinaldi. Dice, lui, io l'ho scritto nella postfazione, lui scrive, Stefano Rinaldi si domandava, Launa custode firmane ubi, custode firmane ubi, cioè dove? Sì, dove? Perché i primi luoghi francescani venivano identificati con i nomi, i toponimi delle città, dei, certo, paesi, quindi è il locus lauri. Adesso, per chi sa un minimo di paleografia, confondere una R con una N, non penso che sia un su una scrittura magari cancelleresca costiera, certo, è una cosa normalissima. La O e la A, certo, all'ordine del giorno. Io, per esempio, ho trovato dei documenti che riguardano Gualtiero da Loro, che era un feudatario. In altri documenti è stato trascritto in Gualtieri da Laura, sempre per interpretare la O con la A. Certo. Quindi, insomma, queste, certo, cose. Poi anche questa interpretazione, questa lettura corretta di questo documento è stata fatta da Antonio Montefusco. Noi ci conosciamo, però è stata fatta separatamente. Lui è un professore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ha pubblicato la voce Ugolino da Montegiorgio nell'edizione Treccani, e anche lui è arrivato a questa conclusione, indipendentemente da, ripeto, quando io ho fatto questa cosa, sì, lui non ancora, cioè, ci siamo, diciamo, ritrovati dopo nel dire la stessa cosa. A me ha fatto naturalmente molto piacere la cosa, e noi eravamo in contatto, lui mi aveva chiesto il mio testo sul Liberato da Loro, probabilmente l'ha usato per
Guarda, per approfondire questa molto, cosa. Molto interessante. Ecco, quindi loro era interessato anche per questa cosa, perché Ugolino a Montegiorgio ha trascorso gli ultimissimi anni della sua vita nel convento di Loro e molto probabilmente era guardiano, perché c'è una nota nel testamento che dice che nel caso Ugolino venisse a morire il ministro provinciale o il custode dovrà stabilire chi gestirà questo legato. E i guardiani vengono nominati dal ministro provinciale di prima mano, quindi poi successivamente venivano comunicati tramite i custodi, quindi molto probabilmente il suo ruolo all'interno della comunità era questo. Ho capito perfettamente. Guarda, noi ti ringrazio per questa esaustiva e lunghissima spiegazione degli actus di Beato Francesco, però noi dicevamo all'inizio delle nostre puntate che tu sei anche un collaboratore degli studi antoniani e sappiamo che stai studiando un'opera proprio per gli studi antoniani di Padova. Sì, beh, questo è, diciamo, non è direttamente legato a questo aspetto. Per noi siamo curiosi. Diciamo, però ecco, ho scritto un testo, un saggio su Antonio di Padova, che dovrà essere pubblicato al Centro Studi Antoniani, credo a fine anno. E appunto è un saggio su Antonio, sul suo arrivo in Italia, sulla sua assegnazione, a quale provincia francescana fu assegnato Antonio. E lì ho rivisto alcune cose, insomma, in base a... Adesso io non voglio anticipare il contenuto del saggio, insomma, ecco, si parla delle origini delle primissime province francescane, perché Antonio appunto sbarcò in Italia da profugo, tanto che viene paragonato a San Paolo, cioè lui naufragò in Sicilia mentre tornava. Lui era missionario nelle terre dei Saraceni, non sappiamo esattamente dove. Si era ammalato, stava ritornando in Portogallo e la sua nave è naufragata in Sicilia. Poi lui ha risalito la penisola e per le Pentecoste si è trovato in Assisi, dove c'era il capitolo. E ha avuto modo appunto di conoscere Elia, Francesco. Lì a quell'epoca era... Francesco aveva già ceduto la guida dell'ordine a Frate Elia. Siamo nel 1221, è il capitolo delle stuoie, è un capitolo molto importante. Senza anticipare troppo, un'altra opera molto... In questo articolo mi sono occupato... Vorrei strapparti la promessa, magari, come verrà pubblicato questo libro, di rincontrarci per presentarlo. Io prima di chiudere ti chiedo un'ultima cosa, giusto, dove, se uno fosse interessato a comprare questo libro sugli actus, dove possiamo trovarlo? Allora, direttamente si può trovare presso la LIF, la Libreria Internazionale Francescana, in Assisi, alla Porziuncola, su internet c'è il sito. Attualmente in home page, perché è un'opera, una pubblicazione recente, è stata pubblicata a Pasqua, quindi è tuttora ancora in home page. Oppure si può scrivere a La Perla Preziosa, @libro.it, che si rifà appunto a una casa editrice curata dai frati minori conventuali, in questo caso della Fraternità di Mogliano. Sono stati loro, padre Roberto Brunelli, a volere questa. Io ripeto, il mio contributo è stato come consulente, ho scritto la postfazione. Grazie infinito, Renato, per il tuo tempo che ci hai concesso e per queste, perché sì, bellissime, diciamo, bellissime informazioni, bellissima illustrazione. Noi ringraziamo di nuovo il sindaco di Loro Piceno. Ringraziamo i nostri collaboratori, i nostri sponsor e vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Continuate a seguirci sui nostri canali. Alla prossima.